siamo qui oggi, che ore sono? Beh, saranno le 3:30, quasi 4, e stiamo andando a Kuala Lumpur in centro. Io con i due Paoloni, quello dai box, ecco, e quello da coreano. E andiamo a spendere quei 70-80 mila euro a testa in roba elettronica. Calma, calma. È falsa. È falsa. E poi andiamo a mangiare dal nostro amico Modesto, se non ci caccia fuori dopo che gli abbiamo sfasciato il ristorante del 2008. Quello di Marco Simoncelli è un caso esemplare ed eclatante di vitalità dopo la fuga da questo nostro mondo. È da anni ormai un caso unico di presenza nella vita della gente. Si infiltra come l'acqua, pervade, dà concretezza fisica ad un ricordo, dà spessore al suo essere stato un ragazzo speciale ancora prima che un pilota speciale. Sembra persino di fronteggiare la dimostrazione empirica che in realtà forse non si muore veramente, non del tutto. Il vuoto che ha lasciato Marco Simoncelli prosegue oggi con dei pieni affettivi che hanno a che fare coi migliori valori dell'uomo. Le tipiche cronache del dolore nel suo caso non hanno attecchito. Da qualche parte, il ricordo del Sitch, un sorriso che uccide la retorica, te lo tira fuori sempre. Questo video sarà autodistrutto entro 10 anni. L'eredità vera che ci portiamo appresso dal 23 ottobre del 2011 a Sepang, in Malesia, quando Marco Simoncelli in MotoGP si era già avviato a diventare una leggenda dello sport, è il valore dell'autenticità. Per essere uomini speciali dopo, servono i valori prima, e nei valori, ci dice Marco oggi, serve essere uguali a se stessi qualsiasi cosa succeda. Per chi ci invidia la fortuna di averlo conosciuto veramente, abbiamo una consolazione. Lo avete conosciuto anche voi, perché nel privato, nei momenti di sé che ci regalava con generosità e sincerità spiazzanti, era lo stesso che vedevate attraverso la TV. Questo è tutto, ci sentiremo al TG delle 20. Arrivederci. In questo viaggio ci serviremo delle parole di Marco Simoncelli, quelle esclusive impresse su un nastro e consegnate a Paolo Beltramo per la realizzazione di un libro sulla sua vita. In questo viaggio saremo accompagnati solo dalle testimonianze di chi nell'armonia di Marco era di casa. In questo viaggio non troverete sua mamma Rossella. Marco lei ce l'ha regalato. La casa dell'armonia è lei. Basta e avanza. Ha guidato lui le moto e la sua vita per diventare ciò che è stato. Carburato nel vivere da una famiglia che sull'unità ha basato la propria crescita. Dal nulla a tutto questo. Dalla fatica a mettere insieme i soldi per vivere alla realizzazione di un progetto sportivo e umano enorme che si basava su una regola sola, la regola di Marco: circondarsi sempre di persone con cui si sta bene, a cui volere bene e da cui essere benvoluti, a costo di rinunciare a qualcosa subito per raccogliere dopo. L'amore attorno prima di ogni altra cosa. La regola di Marco.